Quali sono i corsi più gettonati in tema education? Wow, devo dirti, ADI negli ultimi 3 anni il più grande investimento che ha fatto l'ha fatto in educazione. Vogliamo riportare la cultura dell'hairdressing in Italia e lo facciamo collaborando con i marchi più importanti del mondo, lavoriamo tantissimo nelle Fashion Week, lavoriamo con nomi molto molto importanti. Quelli che ci richiedono di più, che sono anche quelli che amo io di più, sono essere in grado di fare lo stile editoriale, lavorare dietro i backstage della moda, quindi editorial styling, il colore ovviamente, abbiamo lanciato Pal Pride, tutti vogliono diventare creatori di sirene e di unicorni. Ebbene, noi abbiamo questa possibilità lavorando con i ragazzi di Pal Priot e questo ci consente veramente di attrarre moltissimi stilisti italiani. Sì, diciamo che ne avete di scelta parecchia. E, a parte i corsi più classici, quindi taglio, colore, management, quali altri corsi sono il vostro fiore all'occhiello? Cerchiamo di far crescere gli stilisti portandoli verso la nuova generazione, per cui non ci limitiamo soltanto alla parte stilistica, quindi ragazzi più giovani che hanno bisogno di iniziare la cultura di questo lavoro. Vogliamo ispirare i titolari, per cui li facciamo viaggiare, li portiamo fuori dal loro salone. Quest'anno andremo a New York, andremo a Miami, andremo a Orlando. Cerchiamo di viaggiare il più possibile, andremo ad Amburgo con il nostro marchio Alterna e poi non dimentichiamo la parte della comunicazione. Visto che questo lavoro è incredibile e si è a contatto per così tanto tempo con la cliente finale, vogliamo fare in modo che gli stilisti che lavorano con noi siano dei comunicatori eccellenti, quindi abbiamo dei corsi di comunicazione, dei corsi di leadership, perché nella frenesia a volte il titolare dei saloni si dimentica di essere un leader, sì. Si concentra sulle forbici quando invece dovrebbe guardarsi indietro e raccogliere il team intorno a sé e rinforzarlo. Quindi credo che le cose più importanti siano far crescere questi grandissimi professionisti. Gli acconciatori ci hanno raccontato, ci hanno detto più volte, poca formazione a livello strettamente chimico e tanti corsi che sentono in giro più marketing di prodotto. E voi pensate di sviluppare o di avere già diciamo una formazione a questo punto buona? Pensate di svilupparla? Pensate di ampliarla? È una bellissima domanda. Spesso le aziende nascondono un po' quello che c'è dentro le bottiglie. Noi nella maggior parte dei casi lo scriviamo esattamente, scriviamo soprattutto quello che non ci mettiamo dentro e cerchiamo anche di comunicare ai nostri clienti, i professionisti che lavorano con noi, il perché facciamo queste scelte. E non sono necessariamente delle scelte di marketing, ma sono anche delle scelte che riguardano la loro salute, come hai detto tu, e anche una serie di normative che si stanno evolvendo in questa direzione. Sì, noi facciamo molto in questo senso, cioè abbiamo dei prodotti altamente tecnologici, siamo stati i primi ad importare l'utilizzo del caviale nei capelli e sto parlando di molti anni fa, quando sembravamo dei marziani, la gente storceva il naso e diceva oddio, il caviale nei capelli, chissà come piacerà al tuo gatto, e invece il caviale è una risorsa estremamente ricca. Quindi cerchiamo di educarli anche a fare in modo che conoscano il prodotto, conoscano la tecnologia, gli ingredienti e li comunicano alla cliente finale, perché alla fine siamo dei professionisti e io adoro andare nei ristoranti stellati dove c'è un sommelier che mi guida a assaporare un vino partendo dalla natura dei minerali della terra. Anche io vorrei che i nostri professionisti fossero così. Bravo. Assolutamente d'accordo. E ultima domanda sulla formazione, richiesta degli stilisti, basta con le concentrazioni formative a Milano e Roma. Voi avete piani formativi diffusi a macchia d'olio in Italia e all'estero, me l'hai già detto ma spiegami bene, avete anche viaggi all'estero, momenti all'estero, via. Dove siete? Allora, noi l'azienda ha una sede vicino a Pavia, però l'immagine è dell'educazione, l'immagine pubblica dell'azienda è a Milano, abbiamo un loft nella zona del Salone del Mobile dove accogliamo i nostri clienti e abbiamo 34 tipi di corsi differenti, quindi ci siamo giocati tutti i weekend della nostra vita, però lo facciamo con enorme piacere, ma questo non significa che i clienti dalla Sicilia siano costretti a fare i pendolari su e giù. Attualmente abbiamo più formatori che venditori, perché vogliamo fare in modo che il grande evento attragga il titolare e i dipendenti, certamente, ma vogliamo anche portare la stessa qualità di formazione anche sul territorio, ci impegniamo moltissimo a fare questo, per cui c'è un programma
molto completo, che fa in modo di raggiungere i clienti anche lungo il territorio. L'Italia è lunga. Cosa c'è in altri paesi che in Italia sempre il tema education deve essere ancora sviluppato? Ricordo quando ho cominciato questo lavoro, per combinazione ho avuto la fortuna di essere gettato da ragazzino in pedana per tradurre Vidal Sassoon. L'educazione in Italia non è così rispettata quanto lo è nei paesi soprattutto anglosassoni, ed è, sembra quasi che il parrucchiere per tradizione sia una scelta di ripiego, quando invece abbiamo bisogno di parrucchieri che siano ingegneri, abbiamo bisogno di parrucchieri che siano laureati in economia, abbiamo bisogno di parrucchieri che siano laureati in marketing, perché questa è un'industria, non è, si dice sempre è un lavoro artigianale, ma non lo è. Cioè in realtà è un'industria che ha un enorme potenziale e va a lavorare sulla cosa più preziosa, che è l'essere umano e il rispetto. Quindi credo proprio che l'educazione in Italia deve fare questo upgrade. Sì, concordo pienamente. E invece che cosa c'è in Italia che dovremmo riuscire ad esportare all'estero? Ma una bellissima domanda. Noi lavoriamo con dei meravigliosi marchi americani, con dei marchi tedeschi, con dei marchi francesi, israeliani, però tutti vengono in Italia e stanno bene con noi perché noi abbiamo il gusto dell'Italia. Noi abbiamo il gusto per le cose belle, il gusto per il cibo, il gusto per la moda. Lavoriamo costantemente nelle Fashion Week portando quello che è veramente l'italianità. Quindi ci danno degli strumenti eccellenti, però i driver sono italiani. Perfetto. Education online. Gli acconciatori la chiedono a gran voce, voi che cosa ne pensate? Ah, una bellissima domanda. Mi sembra un po' come quelli che comprano l'ultimo telefonino che va a 10G, però poi non c'è la linea. Il discorso di educazione online è sicuramente una fetta importante del futuro, perché permette di essere contemporaneamente in posti straordinari. Io sono un grande sostenitore di questo. Abbiamo la fortuna attualmente di poter indagare nel presente e anche nel passato. Cioè YouTube ti dà la possibilità di vedere delle cose straordinarie, ci sono delle cose veramente del pre Vidal Sassoon. Esiste anche qualcosa prima di Vidal Sassoon, no? C'era la vita, sì, c'era la vita in questo settore. E devo dire, sì, c'è la possibilità veramente di indagare. L'educazione online è sicuramente il futuro, grazie al cielo lavoriamo con dei marchi americani che sono molto avanti in questo senso, hanno dei siti straordinariamente attivi sull'educazione, hanno delle app modernissime, per cui ci siamo, stiamo cercando di educare i nostri clienti ad andare in questa direzione. Poi però non trascuriamo che alla fine bisogna viverla l'educazione, i capelli bisogna toccarli. È vero, è materica proprio come... Senti, voi avete già sviluppato qualche cosa come education online, volete sviluppare, state sviluppando, svilupperete a breve? Allora, c'è un progetto, noi non siamo una realtà molto molto grande, siamo un collettore di straordinari marchi che sono dedicati a dei professionisti che vogliono l'eccellenza. Quindi cercheremo di mettere dentro questo collettore le risorse che ci arrivano dagli Stati Uniti per esempio e renderle disponibili per i nostri clienti. Quindi la risposta è certamente sì, abbiamo un'enorme attività di social che comunque è attualmente in Italia il canale che connette le persone più rapidamente, e questo è un progetto sul quale noi crediamo moltissimo. Infatti chi ci segue online vede la nostra attività, cerchiamo di portare il parrucchiere dal salone e anche vedere quello che succede per esempio alla Milano Fashion Week o Parigi. Un po' mi hai risposto, ma più in generale, dell'education sempre online, finiamo di esaurire questo argomento, quali pensi che possano essere le difficoltà, a parte appunto della sentire il capello perché è materico, ci sono altre difficoltà che vedi? Sì, le difficoltà riguardano un po', oddio, viene fuori la mia nota polemica, aiuto! Vai, vai, ci piace qualcosa di vero. Mettiamo online anche un po' di umiltà. Ovvero è opportuno che tutti imparino a capire che il maestro può imparare anche dall'ultimo degli allievi e non necessariamente uno impara dal nome straordinario, ci vuole un po' di umiltà e ci vuole soprattutto il desiderio di imparare e mantenersi aggiornati. Quindi questo è proprio coltivare la voglia di diventare più grandi.